Dani, complimento, un buon primo tempo, state giocando un'ottima partita, un ottimo match. Subito due gol, cosa vi serve in questo secondo tempo per chiuderla e cosa potete migliorare? Sicuramente possiamo migliorare sotto porta, abbiamo preso, se non sbaglio, un palo e siamo stati sfortunati in altre occasioni. Se capitalizziamo tutte ce la possiamo giocare, siamo riusciti a fermare un po' gli avversari, speriamo che non dilatino perché si accendono avanti e speriamo di continuare così, l'importante è continuare così. Bocca al lupo. Roberto, peccato per l'infortunio un po' del numero 10. Sì. Una buona partita penso da entrambe le squadre. Partita tosta, forse noi un po' più in difficoltà rispetto a loro. Siamo un po' a corto di fiato stasera. Cosa vi è mancato comunque, a parte il fiato? No, diciamo per esempio per me è la prima volta insieme ai miei compagni, per cui è tosta la partita. Però penso che alla fine un poco di biscapocchiato di potassio glielo possiamo dare. In bocca al lupo. Buonasera, siamo qui nel post partita, visto affrontarsi Rubinacci contro Punto Alto. La partita è finita 4-0 per i Rubinacci, abbiamo qui due in campo, Mimmo e Roberto. Andiamo dalla squadra che uscì la sconfitta. Roberto, primo tempo forse un po' più in partita, secondo tempo siamo morti. Siete morti proprio. Però dobbiamo migliorare nella tenuta atletica. Sì, assolutamente. Però possiamo migliorare, qualche barlume di gioco c'è. Avete stato qualche elemento che è buono, però secondo me manca veramente un po' di fiato in più. Sì. E un po' di, diciamo, possiamo diventare competitivi. Cambio. Dobbiamo lavorare. Che cambio anche in più, perché loro ce l'avevano e poi non le avevano. Quando sei giù fisicamente i cambi sono fondamentali. Vabbè. Comunque complimenti a loro che hanno giocato. Certo, complimenti a Smimmo che dopo ha fatto un Eurogol. Dopo dobbiamo fare il test antidoping, vero Sergio? Sicuramente, ha sfiorato la tripletta perché Ivano ha scelto di tirare, però ha fatto anche un bel gol anche Ivano. Roberto, io ti ringrazio. Sono cose che poi faremo capire nello spogliatoio. Complimenti, in bocca al lupo. Mimmo, complimenti per la doppietta che questa sera poteva essere tripletta, però purtroppo per festeggiare l'onomastico. Va bene così. Un numero 4 che purtroppo per San Vincenzo va bene così anche la doppietta. Anche se hai promesso una tripletta alla squadra, ma va bene così. Un numero 4 stasera che comunque vabbè, questi passare un po' di più la palla. Sono cose che si dicono nello spogliatoio tra di noi queste qua. Smimmo, mi farò sentire sicuramente. Smimmo, questa sera veramente nel complesso una buona partita un'ottima parte di tutta partita, la squadra. Bella partita, veramente. In qualsiasi reparto abbiamo veramente giocato bene. Ha avuto un sacco di palloni, due ne ho fatti. E poter sfruttare qualcuno meglio. Beh, va bene così. Va bene così. Una dedica speciale per questi. Sempre a tutta la squadra, mia moglie e mia figlia. Ciao Manu. Bocca al lupo, Smimmo. Credo. Ciao.